Buongiorno a tutti, sono Salderiso, siamo qui a Minori nella mia pasticceria di fronte a mare, in via Roma numero 80 in costiera amalfitana. Oggi vi preparo un dolce straordinario che è uno dei più famosi dolci italiani al mondo, il tiramisù, preparato secondo la mia ricetta, ma soprattutto ve lo faccio vedere in due versioni, con i classici savoiardi artigianali o con il babà inzuppato al caffè rum, appunto si chiama babà misù. Gli ingredienti per fare un cremoso al cioccolato e caffè: torlo d'uovo, lo zucchero, il caffè espresso, la panna fresca, il latte fresco alta qualità, il cioccolato fondente. E per preparare la crema al mascarpone abbiamo bisogno di mascarpone freschissimo, panna montata, zucchero, la bacca della vaniglia delle isole Bourbon, torlo d'uovo pastorizzato, il marsala e il sale. Prepariamo il nostro cremoso al cioccolato e caffè. Facciamo bollire insieme latte, panna e caffè espresso. Misceliamo il torlo d'uovo pastorizzato con lo zucchero. Il torlo con lo zucchero dentro il latte e il caffè. Andiamo a cuocere i tuorli, il latte bollente col caffè e la panna. Rimettiamo in cottura fino a 82-85 gradi centigradi. Il cremoso è pronto. Andiamo ad unire il cioccolato tagliato a pezzi ed emulsioniamo con un frustino. Ora prepariamo la crema al mascarpone, facciamo montare la panna con lo zucchero. Qui ho preparato il mascarpone fresco, se volete farlo in casa prendete un litro di panna, fate bollire e aggiungete 4 g di acido citrico diluito in acqua al 50%. Dopo alcuni giorni avrete un mascarpone cremoso e freschissimo come questo qui. Aggiungiamo la panna montata e adesso prepariamo il torlo d'uovo montato con zucchero e un pizzico di sale. Aggiungiamo la polpa della bacca della vaniglia. Ho preparato un bagnomaria e andiamo a sciogliere la gelatina. Aggiungiamo il sale, uniamo il marsala, versiamo la gelatina bollente in un contenitore. Uniamo un po' di mascarpone con la panna e misceliamo insieme tutti gli ingredienti. Il torlo dell'uovo è montato e aggiungiamo la panna col mascarpone e la gelatina. La crema a mascarpone è pronta, adesso assembliamo il nostro tiramisù. Prendiamo un savoiardo tondo, lo inseriamo nel piatto. Inzuppiamo con la bagna al caffè, ricopriamo con un mestolo di crema al mascarpone, varieghiamo con il cremoso al cioccolato e caffè, mettiamo ancora un savoiardo, adagiamo sopra 3 savoiardi inzuppati al caffè, e spolveriamo con del cacao in polvere.
E questo è il nostro tiramisù classico. Per ora vi faccio vedere la variante con il babà. Prepariamo il nostro babamisù. Abbiamo inzuppato i babà al caffè con un po' di rum. Tagliamo i babà a metà. Ricopriamo con il cremoso al cioccolato e caffè. Adagiamo sopra la crema al mascarpone. E questo è il nostro babamisù. Il tiramisù è pronto, il babamisù anche è pronto per la degustazione. Lasciamolo raffreddare per circa un'ora e vi auguro una buona degustazione, sperando che possiate ripeterlo a casa vostra.